verdetti importanti al Tonino Benelli, dove la Viss torna alla vittoria e lo fa in maniera meritata sull'angolana. Viss sicura del quinto posto a 49 punti, angolana pressoché retrocessa in eccellenza. Subito la cronaca con la Viss che parte a razzo e al secondo di Carlo va giù in area. Per il direttore di gara è tutto regolare, insiste la Viss al quarto di Carlo che nel 4-4-2 è subito a ridosso della punta Luca Cremona, serve appunto l'attaccante lombardo, palla alta di prima intenzione, bella azione comunque la formazione dei biancorossi oggi in maglia gialla. 18esimo, l'angolana con lob di Giansante, una punta generosa ma quasi mai pericolosa. Foiera non tremava. 22esimo, ancora l'angolana, punizione di Cancelli, Vespa ci cava il pallone e non trovava la porta da buona posizione, insisteva la formazione nerazzurra. Era un buon momento per la formazione pescarese. 32esimo, occasionissima, Cancelli dalla distanza, gran sinistro, Pagliuca non agganciava in piena area di rigore. Quando meno te lo aspetti dalla partita entrava in scena Ridolfino che al 35esimo faceva uno show, si beveva letteralmente mezza angolana e veniva anticipato in piena area di rigore dal corner successivo. Viss che trovava il gol, palo pieno di Cusaro su colpo di testa a portiere strabattuto, poi il terzino bomber Eugenio Dominici, palla deviata e traversa piena, Cremona da due passi in acrobazia faceva 1-0, trovava di nuovo il gol per la formazione vissina. 43esimo, insisteva ancora la Viss che suggellava il vantaggio, punizione di Ridolfi da sinistra, testa di Cusaro che si mangiava davvero il raddoppio sotto misura. Secondo tempo, subito Viss con Cremona anticipato da Lupinetti che sarà il migliore dei suoi, ed è tutto dire. 9 minuto, punizione Viss, Omiccioli, Lupinetti bloccava a terra. Per vedere l'angolana bisognava aspettare il 22esimo, Giansante faceva davvero il solletico a Foiera, il tiro da distanza siderale era parato in due tempi dal portierone romagnolo. 27esimo, insisteva l'angolana con un tiro dalla distanza, ancora Cancelli, palla alta sopra la traversa, l'angolana ci provava ma era soltanto Viss che si mangiava in contropiede l'impossibile. 33esimo, bucaro da sinistra, Ridolfi di testa, palla alta sopra la traversa, Ridolfi, 40esimo, a tu per tu con Lupinetti, facciamo in bocca al portiere ospite. Era addirittura incredibile e pazzesco quello che si riusciva a mangiare Cremonini, ne ho entrato al 42esimo dopo un cadeau di Ridolfi che avendo campo libero era imprendibile per i difensori pescaresi, ma Cremonini davvero a porta vuota calciava incredibilmente alto. Ancora Viss al 49esimo con Lupinetti bravo a sbarrare la strada a un diagonale dell'attaccante lombardo, parliamo di Cremona ormai quasi vincente, bravo Lupinetti a respingere il diagonale in corner, finiva così con una vittoria netta, ancora più netta di quanto lo striminzito 1-0 faceva pensare. Ottima la Viss in ogni reparto, davvero da rivedere per non essere poi così cattivi l'angolana che a questo punto davvero retrocede mestamente in eccellenza, play out che a questo punto visto il divario dalla sest'ultima sono una chimera per la formazione nerazzurra. L'angolana si gioca alle ultime chance qui al Benelli, esce sconfitta e molto probabilmente dovrà dire addio alla Serie D. Una vittoria, quella della Viss, giusta, meritata, forse un po' stretta, diciamo, il risultato. Ma guardi, diciamo che la mia squadra ha cercato di giocarsi la partita come fa sempre. È chiaro che la Viss ha giocato una gara senza nessun tipo di assillo, però non ci ha regalato nulla, cioè non è che la Viss ha fatto una partita così saporifera, ha fatto una signora partita, si è impegnata molto e chiaramente noi che veniamo da una rincorsa ormai da immemorabile il tempo che rincorriamo, è normale che i ragazzi sono arrivati alla fine un pochettino, ecco, un po' al limite. Abbiamo cercato anche di sviluppare, di mettere in difficoltà la Viss, però è chiaro che l'esperienza, la tranquillità della Viss magari ci ha recato qualche problema.
Ecco, l'impressione è che il gol di Cremona, giunto in un momento topico della gara, abbia un po' fatto da spartiacque. Un primo tempo, nella prima mezz'ora della gara era stata abbastanza equilibrata, poi dopo il gol di Cremona effettivamente la Vis poi ha preso il largo e nel secondo tempo poi con gli spazi, naturalmente con Ridolfi, diciamo così, va a nozze. Ma guardi, non sono tanto d'accordo, cioè nel senso nel secondo tempo no. Nel secondo tempo noi abbiamo cercato, chiaro che con gli spazi che gli abbiamo lasciato è normale che come in contropiede magari la Vis ci ha messo in difficoltà, però anche noi abbiamo sviluppato in ampiezza, abbiamo sviluppato in profondità, abbiamo cercato di recuperare anche il risultato. Nel primo tempo non ho visto questa grande differenza tra noi e la Vis, devo dire la verità. Noi ci siamo fatti quasi un autogol da soli, insomma, perché c'era stata già la visaglia del palo. Dopo c'è stato un pochettino quella mischia lì che hanno risolto mettendo sta palla dentro di Cremona, se non sbaglio. Mister Maggi, complimenti, l'ha visto, onora il campionato e lo fa anche giocando una ottima gara, non regalando nulla alla angolana e tornando soprattutto alla vittoria dopo tempi piuttosto importanti. Sì, era un po' il nostro cruccio oggi, quello di vincere, anche magari non ci è mai capitato, non è mai stata nella nostra filosofia, quello di provare a fare il risultato pieno anche se non fosse arrivata una prestazione ottima, perché credo che comunque quando giochi bene alla fine hai sempre più possibilità di vincere. E invece c'è stata dal mio punto di vista anche una buona interpretazione della gara, abbiamo tenuto bene il campo. Poi c'è anche da sottolineare, credo come forma di rispetto anche nei confronti dell'angolana, che ha giocato la sua onesta partita. Alla fine magari anche se avesse trovato il gol del pareggio sarebbe stato troppo, però credo che sia giusto riconoscere che l'angolana, sia a questa partita che all'andata, ha dimostrato di essere una buona squadra, ha sempre giocato bene e quindi vanno i miei complimenti. Dispiace perché lavori tutto l'anno e quando vedi anche l'avversario triste comunque ti dispiace, però fa parte dello sport. Noi abbiamo cercato di onorare la partita perché credo che se avessimo regalato qualcosa all'angolana avremmo fatto. Quindi è venuta questa vittoria che per noi era veramente molto importante. Torna al gol Cremona, Ridolfi di nuovo nel 4-4-2 a centrocampo, poi nel secondo tempo diciamo a fare la punta centrale, molto bene tra l'altro, e altri giovani rilanciati come diciamo anche nel finale, nonostante il gol sbagliato da Cremonini, sì. Ecco, quindi tutto bene, insomma, quinto posto ormai sicuro. Si va avanti, ecco, alla ricerca insomma sempre del meglio. Domenica si va a Civitanova, dovrebbe essere campo neutro, mi sembra. Sì, andiamo a affrontare un derby, da quello che mi hanno detto, che per loro è fondamentale per la salvezza. È ancora salva la formazione rossa. Ancora salva, infatti. Però io credo che noi andremo là, faremo la nostra onesta partita come quella di oggi. Non andremo là un po' rilassati, perché credo che sia giusto dare continuità a quello che noi abbiamo fatto oggi in campo. Detto questo, sarà comunque un derby, vogliamo finire non con una sconfitta, però credo che aver superato questo momento delicato, 9 partite senza vincere, ci tenevamo proprio in maniera particolare, una sfida con noi stessi più che con i nostri avversari, di superare questo momento proprio con la vittoria. Volevamo tornare a tutti i costi alla vittoria, qualcosina non ha funzionato, però credo che Bartolucci alla destra abbia comunque interpretato bene il ruolo, credo che Ridolfi, nonostante i primi 10 minuti, quarto d'ora, dove ha dovuto trovare un po' le distanze, ha faticato, poi si è calato nella partita, secondo me ha fatto un'ottima partita, sia in mezzo che poi alto, e mi è dispiaciuto che ha sbagliato un gol, mi è dispiaciuto che ha sbagliato il gol Cremonini. In questi momenti raccogliere anche quel qualcosino in più gratifica soprattutto i ragazzi. Però li ho visti molto attenti, molto concentrati, anche dietro abbiamo concesso poco, perché tiri veri e propri nello specchio della porta ne abbiamo concessi poco. Quindi sono particolarmente contento per l'attenzione e la determinazione che la squadra ha messo in campo.